Eccoci qua, ben trovati. Siamo in diretta live Facebook su Radio 1, al di fuori della nostra trasmissione King Kong, e abbiamo questo ospite meraviglioso di cui vi abbiamo ampiamente parlato, ma non c'è bisogno assolutamente di presentazioni. Renato Zero, come stai, Renato? Ben trovato a Radio 1. Molto bene, molto bene. Ti vedo in splendida forma, direi. Lavoro molto per questo, eh. Sì. Creme, massaggi. Anche sport? No, gioco a 3-7, si vede Pastrelli molto abili, molto veloci molto, sì, effettivamente. Eppure allenati. sì, mi pare un uomo molto allenato e molto in forma. Renato Zero che sta per avviare una fase, l'ulteriore fase zero della sua vita, perché è un uomo, lo sappiamo, in eterna trasformazione. Questa forse è la grandezza di Renato, il motivo per cui generazioni su generazioni continuano a seguirti, ovvero E quella che del non mi annoio trasferimento. soprattutto, Sarà no? forse quello, sei tu per primo. Italiano c'è rimasto ben poco, forse il Colosseo e qualche altra eredità, ma a fronte di questo varrebbe la pena magari di contaminarsi di una nuova italianità, di cercare di portarci a casa un'autonomia che sono fortemente necessarie per raggiungere degli scopi e degli obiettivi. Boccata d'aria verso invece una condizione musicale un pochino più eletta, un po' più elevata. Sinfonico, una musica sinfonica che si mescola appunto al tuo linguaggio, che è un linguaggio che comunque arriva immediatamente, è popolare. Poi d'altronde la musica classica è nata per essere musica popolare, quindi di fatto No, ma poi bisognerebbe noi accorciare queste distanze. abbiamo avuto anche dei segnali estremamente indicativi e anche fortemente Col tra virgolette, come posso No, io non, definirlo? ecco, non amo le definizioni proprio a posteriori. Ritengo che questo sia uno spettacolo, diciamo, che spazia, che ha la possibilità di buttare l'occhio nella prosa, come nella poesia, come nel movimento, come nella scenografia, come nelle stesse luci che verranno in qualche modo dirette in una chiave molto teatrale.